Siamo a Lignano Sabbiadoro con Franca Leosini, giornalista che ha fatto la storia della cronaca giudiziaria con la sua trasmissione televisiva Storie Maledette. Ebbene, quali sono gli elementi che deve avere un reato, un caso di giudiziaria, per diventare poi vera e propria narrazione televisiva all'interno della cornice della sua trasmissione? Beh, innanzitutto, diciamo, ci deve essere una grande storia con un fattore umano prevalente. Insomma, ecco, per esempio, io personalmente non ho mai accettato di portare in trasmissione vicende giudiziarie che si siano svolte, logicamente con un esito tragico, mettiamo, ecco, l'industriale che ha ucciso l'altro industriale per rivalità. Quando c'è, per esempio, un fattore economico che abbia solo questo come elemento, diciamo, determinante per poi essersi conclusi con un delitto, un reato, insomma. Quindi quali sono i fattori? Innanzitutto il fattore umano. Ci vuole, diciamo, una storia che abbia una valenza umana profonda. Poi importante è anche il protagonista della storia o la protagonista, chi sono i protagonisti, insomma, la forza del protagonista. E poi anche, diciamo, l'ambiente, proprio il luogo in cui la storia si è svolta, perché io dico sempre che la lettura del paese, della nostra Italia, si può fare anche attraverso i delitti, perché la cultura di un posto molto spesso può essere determinante per l'esito di una storia. Quindi Storie Maledette è un percorso, è una grande narrazione, se me lo passate, è una narrazione che è umana, culturale, giudiziaria, ambientale, insomma, quindi è l'insieme di tutto questo pacchetto di fattori che poi costituisce il nucleo fondante di una storia maledetta. Infatti Grande Umanità definisce, assieme al suo stile deciso e anche alla sua sottile ironia, il suo giornalismo. E quindi quali sono le caratteristiche che deve avere un giornalista, un giornalista giudiziario in particolare, e soprattutto qual è il presente e il futuro del giornalismo giudiziario? Beh, insomma, le caratteristiche dovrebbero essere parecchie. Anzitutto saperla leggere una storia, saperla leggere nel profondo. Poi saperla anche raccontare, se me lo sai, perché a un certo punto sapere anche da un fattore che potrebbe sembrare anche minimale, sapere costruire, diciamo, una storia, saperla raccontare in tutta la sua parabola, in un tessuto che è ampio. E poi praticamente qual è il futuro? Ma intanto la giudiziaria, io dico sempre che la giudiziaria compendia l'intero cosmo del giornalismo, l'intero mondo del giornalismo, perché di quello che è, diciamo, il nucleo fondante delle storie da raccontare è proprio della giudiziaria, perché scorrono tutte le passioni della giudiziaria, scorrono le passioni, le grandi passioni, diciamo, passioni d'amore. Per passioni intendo anche rapporti genitori-figli, rapporti interpersonali, insomma, quindi raccontare, ecco, cos'è Storie Maledette? Storie Maledette, in fondo, in realtà, è una grande struttura narrativa, grande nel senso, no? Perché voglio dare una qualità, grande nel senso dell'ampiezza, struttura narrativa che, diciamo, prende in esame una storia e segue, diciamo, il personaggio che si è reso responsabile di questa storia in tutto il suo percorso. Infatti io comincio, si può dire, dall'infanzia, dalla giovinezza, dagli albori della storia dell'individuo, per portarlo per mano fino a quando lo porto, diciamo, attraverso un percorso che è umano, che è giudiziario, lo porto a quel gesto che poi ha determinato purtroppo il corso di tutta la sua vita, della sua vita e della vita di chi è vittima di quella maledetta storia, insomma. Quindi bisogna. E poi un'altra cosa, è il linguaggio, insomma. Io sono qui al premio Hemingway a Lignano Sabbiadoro perché è per me molto gratificante che sia stato riconosciuto il valore narrativo, il valore della narrazione di Storie Maledette, quindi mio, e soprattutto è un riconoscimento dato al linguaggio. È quello che io dico sempre a tutti noi che facciamo questo mestiere, soprattutto noi che lo facciamo in televisione, che noi siamo altamente responsabili, perché noi siamo dei modelli. Quindi non è così come siamo imitati, come ci vestiamo, come ci muoviamo, come ci poniamo, ma il nostro linguaggio è assolutamente assorbito e imitato. Quindi più il nostro linguaggio è corretto, giusto, anche ricco, se me lo passate, insomma, e logicamente più noi influiamo positivamente su chi ci ascolta. Quindi siamo altamente responsabili noi giornalisti che facciamo, massimamente noi che facciamo televisione.
Insomma, zero sconti, nessuno sconto per nessuno, ma grande rispetto sempre. Sì, zero sconti nel senso, io non faccio il pubblico ministero, insomma certo. Io quando affronto un personaggio, quindi affronto una storia, io cerco di capire che cosa ha cambiato la traiettoria della vita di questa persona, perché come ho sempre detto e ripeto, i miei protagonisti sono tutti non professionisti del crimine, ma sono persone come me e come te che a un certo punto della vita cadono nel vuoto di una maledetta storia. E io non li considero criminali e non li considero neanche assassini, sono persone che hanno commesso un crimine, che è altra cosa. Però io appunto cerco di capire che cosa abbia cambiato la traiettoria della loro vita per portarli a quel gesto che poi non somiglia a quella storia. Logicamente, tu dicevi giustamente, non faccio sconti, insomma io non sono un pubblico ministero, non devo necessariamente, ricostruendo la storia, metterli di fronte a determinati comportamenti che hanno portato erroneamente a quel gesto. Adesso io appunto approfitto per dire che diciamo ho intervistato Antonio Ciontoli, che sarebbe, diciamo così, che si è reso condannato per omicidio colposo per la morte di Marco Vannini. L'ho intervistato e questa intervista, diciamo, questa narrazione di questa terribile vicenda andrà in onda il 30 giugno in prima serata su Rai 3 e il 2 luglio in due puntate. Ecco, io cerco di capire cosa è successo.